Prima di dedicarsi agli studi d'arte presso l'Accademia di Belle Arti di Urbino, Filippo Forlani, classe 1996, ha intrapreso studi umanistici che, uniti all'interesse per i libri, l'hanno portato a fare ricerche sul tempo e di come viene declinato attraverso i ricordi. Sede dello spazio espositivo delle sue opere, la Galleria di Palazzo Bracci Pagani, che dal 1 giugno ospita l'Alchimia del Tempo. Con le sue opere d'arte crea un collegamento tra il passato e il presente, attraverso l'idea di restituire dignità a oggetti che altrimenti potrebbero essere considerati senza valore. Filippo, innanzitutto il titolo della mostra, L'Alchimia del Tempo, che cosa significa? Il titolo della mostra principalmente ricalca da vicino il mio campo di ricerca, che sarebbe il tempo, e di come viene declinato soprattutto attraverso l'utilizzo dei ricordi. Quindi diciamo che l'esposizione verte principalmente a evidenziare il tipo di materiale che utilizzo io, tra cui ad esempio fotografie che rappresentano i ricordi, e la terra come luogo, come metafora, come concetto mentale in cui vengono sepolte cose ma allo stesso tempo dove vengono ritrovati tesori. Quindi non faccio altro che creare una specie di rebus in cui cerco di spingere l'osservatore a chiedersi, a interrogarsi che cosa si trascina dietro, quindi l'individualità stessa dell'individuo un po' è frutto dei propri ricordi. Nella sua mostra la materia, Filippo, è fondamentale, così come l'uso di vecchie foto, libri. La materia è fondamentale perché alla fine noi siamo frutto di stratificazione, quindi la stratificazione non è altro che un insieme di momenti, di ricordi, di passato ma anche di presente, che volontariamente e involontariamente comunque influenzano quello che noi siamo. Quindi la materia viene integrata, soprattutto la fotografia viene integrata alla pari degli altri materiali, quindi la fotografia non diventa più fotografia ma diventa un oggetto esattamente come può essere la pittura, come può essere il colore, come può essere la terra, come può essere la gomma lacca, insomma tutte le tecniche pittoriche vengono integrate esattamente come le altre. In questa mostra appare anche il colore del ricordo, il blu. Il blu è il colore del ricordo perché è il colore della profondità, quindi è quel colore che da una parte è profondo e oscuro, nasconde, ma dall'altra è anche quel colore che brilla, che rispecchia di luce. Quindi il blu necessariamente, secondo me, porta quel livello di spiritualità che per forza deve essere ricollegato al ricordo. Quindi il blu nella terra, perché è quell'elemento che da una parte è sepolto, da una parte è sommerso, ma dall'altra è visibile. Quindi noi sotto sotto non siamo altro che una parte visibile e una parte nascosta, quindi la mostra e soprattutto il blu non fa altro che evidenziare questo. Lei sceglie anche di utilizzare materiali abbandonati. I materiali abbandonati probabilmente sono quelli più interessanti perché sono materiali che io di fatto non posso conoscere, quindi non so l'origine, non so perché sono stati abbandonati, e ricollegandomi al tema del ricordo, al tema della mostra, al filo conduttore, in realtà è interessante perché è un ricordo che apparentemente non ha nulla di importante, e in questo modo viene valorizzato, portando lo spettatore comunque a pensare a che cosa si porta dietro, quindi a rivalutare anche il proprio passato. La mostra sarà visitabile fino al 15 giugno, dalle ore 17 fino alle 20, tranne il lunedì.